a tutti, bentornati in una fetta di paradiso, benvenuti in un nuovo video, nuova location ma soprattutto nuovo format. La settimana scorsa sono stata ad acquistare dei capi d'abbigliamento in due negozi, nel dettaglio sono stata ad Auchan, proprio per mercato, e a H&M. Dentro Auchan, io sapevo ma non ho mai acquistato, c'è un brand dell'abbigliamento uomo, donna e bambino che si chiama Inextenso. Io questo brand lo conosco bene perché negli anni ho sempre acquistato pigiami estivi o invernali e devo dire che quello che mi piace di questo brand è il rispetto delle taglie. La taglia che trovate sul talloncino ha quella vestibilità in riferimento a quella taglia, quindi non rischiate di acquistare una 46 che veste 44 o una 48 che veste 46. Quello che trovate sul talloncino è quello. E ho visto la nuova collezione. La nuova collezione l'avevo già vista la settimana scorsa, avevo adocchiato due o tre capetti che insomma meritavano una prova in camerino. Quindi la settimana scorsa sono andata con l'intento di misurarli e di fatti misurati li ho poi acquistati. La particolarità è che ho speso 59,92 euro, ma grazie ai buoni acquisiti sulla tessera card, la card, la tua, che è la tessera, diciamo, la tessera fedeltà dello Shan, ho speso tutto ciò che vi andrò a mostrare qui sul laterale solo 49,92, quindi ho avuto 10 euro di sconto. Il primo capo che ho acquistato è stato questo pantalone. Questi pantaloni li trovate appesi, li trovate di vari colori, nero, blu, beige e anche un marroncino più scuro che ridà sul verde. Io ho selezionato questo, la caratteristica è che è una slim, quindi ha la diciamo gamba dritta a sigaretta e alla fine ha questo spacchetto che è molto carino, soprattutto se voi indossate il tacco come io in video. Il talloncino è questo, la taglia 40 è francese, in realtà a fianco c'è la taglia italiana che è una 44, il costo è 9,99 euro. Sicuramente io andrò in negozio a prenderlo anche in celeste, in blu, perché è un tessuto, un cotone molto leggero che in una sera d'estate può essere tranquillamente indossato. Al riporto di questo pantalone ho voluto prendere questa t-shirt, una t-shirt che già avevo visto in negozio. Questa è una collezione che dura in negozio un paio di mesi perché il brand Inextenso fa collezioni bimensili, quindi se avete uno Shan vicino, quindi proprio dentro l'ipermercato Shan, lo trovate, trovate tutta la collezione. Questa t-shirtina color senape, un senape giallo ocra, non si è capito bene che colore è, ma è molto carina. Ha il collo, come vedete, a girocollo abbastanza profondo e questi grigori sulla tonalità del blu. La particolarità di questa t-shirt è che è molto morbida, è un cotone 100% che non vi si incolla addosso e il tag è una medium e il prezzo è di 4,99 euro. Al di là adesso del prezzo, ha una qualità veramente ottima e si vede anche in video. Un altro capo che ho selezionato e che ho voluto diciamo prendere più che da per essere indossato per diciamo usarlo come copricostume è questa gonnina, questo abitino in blu. Questo lo trovate anche bianco con le righe orizzontali celesti e anche color senape. La particolarità è che in vita ha questa molla che può essere tranquillamente stretta o allargata a vostro piacimento con la culisse argentata, vedete? Diciamo che quando andate un po' a stringerlo, la gonna, soprattutto dietro, tende ad alzarsi un pochino, quindi io non posso indossarla per uscire, ma l'ho selezionata proprio per indossarla al mare. E questo tag è sempre una medium e costa 9,99 euro. Ho misurato anche la large, però la large mi andava troppo grande sopra, quindi alla fine ho selezionato una medium. Un capo che veramente secondo me è il top di questa spesa fatta allo Shan è questo pantalone. Questo pantalone io l'avevo visto già da qualche giorno, ma non avevo avuto modo di misurarlo, quindi essendo poi ritornata venerdì ho misurato e acquistato. Anche di questo ho misurato sia la 44 che la 42, ma come vi avevo anticipato nel vlog, la 42 mi andava bene proprio a livello di cintura, perché comunque la cintura è a molla, vedete, però mi stringeva un po' sulle gambe, quindi alla fine ho preferito prendere comunque anche qui una 44. Il costo è di 9,99 euro. La particolarità, a parte la cintina con il
il laccetto che è attaccato, che potete appunto allacciare o davanti o sul laterale, è proprio il design, quindi proprio tutti questi palmeti e questo colore di una tonalità turchese blu sul bianco, che a me personalmente è piaciuta tantissimo. Scende morbida, anche questo ha un ottimo tessuto perché è molto rinfrescante e anche questo non si incolla assolutamente addosso, anzi è veramente veramente fresco. Su a riporto su questo pantalone ho selezionato due t-shirt bianche. La prima la vedete in video, è questa che ha la scollatura profonda con il pizzo e mi è piaciuta tantissimo. Anche qui ho selezionato una medium, il costo è di 8,99 euro. La caratteristica di questa t-shirt è che cade morbida, come vedete in video, ed è abbastanza dritta e mi è piaciuta tantissimo. Di questo modello lo trovate solo in bianco, non l'ho trovato in altri colori, almeno che insomma è il mio punto vendita che li aveva terminati. E a riporto sempre con questo pantalone, ma anche con altri pantaloni che ho a casa, perché io ho una scarsità di abbigliamento bianco, come sapete, chi mi segue da un po' lo sa che io non vesto di bianco, ho acquistato anche quest'altra t-shirtina. La caratteristica di questa t-shirtina è che è bianca dietro e avanti ha anche qui le palme, le foglie delle palme, e poi al centro ha questo laccetto che si chiude ovviamente e potete indossarlo chiuso, insomma, nel senso allacciato o anche col fiocchetto. Anche questa t-shirtina è stata presa una medium e costa 8,99 euro e la trovate solo in bianco. E anche questa è molto fresca, scende così morbida. A me personalmente piace tanto perché questa è un pochino più corta di quella precedente, però è abbastanza coprente perché appunto è larga e a me non piacciono le maglie troppo troppo strette, o perlomeno mi piacciono però su determinati tipi di abbigliamento. In ultimo, qui allo Shan ho acquistato un pigiamino che vedete subito sul laterale. Purtroppo non ho trovato una medium per cui ho dovuto prendere una large e si vede anche in video che mi va abbastanza grande. Questo è il talloncino e il prezzo è di 5,99 euro. Cioè, ragazzi, neanche a te Zenis un prezzaccio, questo è un prezzaccio. La caratteristica è che ha la canottierina con la diciamo profondità larga. C'è scritto Sleep All Day e c'è questa fantastica nuvoletta ritratta che mi è piaciuta tantissimo. Essendo io una fetta di paradiso, vivo nelle nuvole e quindi la nuvoletta non poteva essere lasciata lì, no, la dovevo acquistare, doveva essere mia. La canottierina sopra mi va abbastanza lunga e è anche abbastanza abbondante. Sotto c'è lo short che è grigio melange, molto semplice, ma molto molto comodo. Si sa insomma che i pigiami, se li si prendono di una taglia in più, non guasta. L'altro negozio che ho visitato è H&M. Qui ero andata con tante speranze, in realtà poi mi ero stancata di girare perché era un po' che ero in giro a fare shopping, quindi insomma ho misurato poche cose e ho acquistato poche cose. Ho acquistato dalla diciamo, collezione Basic questa t-shirtina che ho misurato sia medium che small. Alla fine ho selezionato la small, costa 4,99 euro ed è di questo rosa antico che a me è piaciuto tantissimo perché l'ho preso proprio in funzione di un pantalone che peraltro ho indossato nell'ultimo vlog, vi lascio sempre la scheda informativa, perché appunto è di un cotone anche questo fresco che scende abbastanza largo e la particolarità è che giù in fondo ha la forma tondeggiante sia avanti che dietro, che e soprattutto dietro si vede forse in video, è leggermente più lunga che davanti. E anche di questa la trovate di vari colori, probabilmente tornerò a prenderne una bianca e se la trovo anche nera perché è veramente carina e poi non costa niente. E un altro pezzo che ho acquistato e che mi è piaciuto tantissimo e di cui trovate anche un abitino, mi sembra, o di due modelli diversi, mi sembra, è questa t-shirtina. Questa t-shirtina mi è piaciuta tanto la forma, è quadrata, ha lo scollo profondo a V, vedete, ed è anche abbastanza sexy perché c'è un vedo non vedo sul décolleté che non guasta. E poi la particolarità è questa manica che cade così quadrata, però poi quando la indossate sul braccio vi fa la forma triangolare, che a me personalmente piace tanto. Anche questa ha un bellissimo cotone
marrone perché è leggera, cade dritta ma morbida, e l'ho pagata 9,99 euro. E anche qui ho selezionato una medium perché la S mi andava un pochino stretta, non mi piaceva. Cioè io preferisco acquistare le t-shirt che siano comode, comode ma non sciatte. Non significa sciatto, significa che comunque ci stai, lo indossi e ci stai a tuo agio, e questa è una di quelle, soprattutto il prezzo, ma soprattutto la qualità. Quello che mi è piaciuto è stata anche la stampa, è veramente molto molto fresca. Questi sono stati i miei acquisti. La mia meraviglia è stata allo Shein per quanto riguarda la linea d'abbigliamento in extenso, perché veramente non pensavo che fosse così di ottima qualità, e il rapporto qualità-prezzo è veramente wow, stupendo ragazzi. Io vi consiglio di fare un giro se avete uno Shein vicino, perché veramente questo brand di abbigliamento è da prendere in considerazione non solo per l'abbigliamento, diciamo, notturno e quindi solo per i pigiami, ma anche proprio per l'abbigliamento per uscire. Io spero che questo nuovo format in cui vi mostro l'abbigliamento indossato vi sia piaciuto. Lasciatemi scritto nei commenti qual è stato il capo che vi è piaciuto di più, quale quello che comprereste e quale quello che invece avete storto il muso. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi rimando al prossimo video, vi do un grande bacio. Ciao!